direi che possiamo cominciare. Un applauso per vi chiederete perché del ritardo, in realtà aspettavamo l'ora giusta, vero? Perché volevamo cominciare con questo splendido tramonto e vi do il benvenuto alla quarta edizione del premio Equilibri promosso dall'associazione Piazza Navona dopo la terza edizione purtroppo online per motivi legati alla pandemia, all'emergenza pandemica, ma siamo felicissimi di ritrovarci e di ritrovarci qui per la prima volta nella splendida cornice di Anguillara Sabazia. E sì, l'applauso stava partendo e lo accettiamo tutto. Non so quanti di voi siete venuti per la prima volta qui, per me è stata la prima volta e mi sono innamorato di questo posto, quindi davvero davvero complimenti all'amministrazione, a chi lo gestisce. Adesso ci penserà la nostra Chiara a fare gli onori di casa e accogliamo con un applauso Chiara, presidente dell'associazione Piazza Navona e fondatrice del Premio Equilibri. Buonasera a tutti, grazie Guido, è un piacere rivederci e finalmente di persona tutti insieme dopo appunto l'anno scorso che abbiamo celebrato la manifestazione tramite uno schermo, tramite un computer, quindi nonostante il calore che c'è stato però eravamo freddi, quindi quest'anno sono contentissima di rivederci tutti riuniti, di festeggiare, si vedono anche i sorrisi, quindi è ancora più bello. E ovviamente voglio ringraziare il Comune di Anguillara Sabazia che per la prima volta, quindi spero che sia la prima di una lunga serie, ospita quest'anno questa quarta edizione del Premio Letterario Nazionale Equilibri. E voglio ringraziare il sindaco, l'avvocato Angelo Pizzicallo, il vice sindaco Paola Fiorucci, quindi tutta l'amministrazione che con molto entusiasmo ha accettato immediatamente, appena ho proposto questa iniziativa, l'ha accettata e quindi oggi, dopo un anno di lavoro, eccoci qui appunto felici di festeggiare e di dare questi, consegnare questi premi. Quindi grazie a voi, grazie agli autori, editori e scrittori che si sono iscritti, grazie a voi che Equilibri esiste anno dopo anno e che mi permettete e ci permettete di crescere. Quindi grazie a voi e in bocca al lupo a tutti quanti. E io chiamerei il sindaco qui al nostro fianco per i saluti istituzionali, l'accogliamo, prego, al centro, mi metto vicino. Sì, e ci invertiamo nel palazzo. Buonasera a tutti e innanzitutto volevo ringraziare Chiara perché, vedete, quando ho assunto la carica di sindaco, una delle prime mail che mi arrivarono fu di una ragazza che mi scrisse ed era Chiara Ricci, la quale mi ricordò che era la terza edizione del concorso e che aveva piacere di farlo, di venire ad Anguillara Sabazia in virtù di un legame che ha con il nostro territorio, cioè i suoi genitori si sono sposati ad Anguillara Sabazia, se non ricordo male, 51 anni fa. E di conseguenza io accorsi una mail, la girai al vice sindaco Paola Fiorucci, che è una persona che oggi non è qui con noi, ma lo è con la testa, con il cuore e con l'entusiasmo che sempre la contraddistingue, che sposò subito anche lei il progetto, quindi con l'ufficio che vedo qui Chiara Mandela, in rappresentanza del comune, della parte tecnica del comune, il nostro CAP con il quale Chiara ha iniziato anche con loro a contribuire, a collaborare, che ci vedrà il 24 nuovamente insieme. E quindi si è, credo, formato un legame molto forte, tant'è che credo che con Paola vi siete sentite tante volte, ma vedo che la partecipazione è molto ampia, quindi evidentemente la voglia che avevamo tutti quanti di ripartire e di farlo in presenza e senza mascherine conosciute, quindi adesso ci siamo sempre un po' contraddistinti per il colore delle mascherine, invece oggi finalmente lo facciamo o con il sorriso o con gli occhi. Ecco, quindi grazie di aver scelto Anguillara ed è veramente un grazie ti dico con il cuore che naturalmente speriamo possa continuare anche nei prossimi anni con le altre edizioni e naturalmente con altre collaborazioni. Quindi grazie, un forte applauso, grazie anche io che porto il microfono e poi grazie a tutti quanti voi che avete intanto partecipato a questo concorso, perché vedete, io dico sempre che la parola è molto forte quando si usa, ma la scrittura lo è ancora di più, perché intanto ognuno di voi si mette a nudo quando esprime i propri pensieri, i propri ragionamenti o le proprie riflessioni e lo fa intanto mettendo un punto, ma anche lasciando a chi
verrà dopo a leggerlo e quant'altro, di vedersi magari di conoscere in quei ragionamenti o farne sopra dei nuovi. Quindi è secondo me una manifestazione che voi fate molto importante e che spero che venga fatto sempre più spesso. Devo dire che Anguillara, nel corso del mio mandato, dell'anno e mezzo che ho svolto come sindaco, è diventata, forse lo dicevamo con Emanuela, la città dei libri, perché ne abbiamo fatte diverse di presentazioni. Anche ieri ce n'è stata una presso la nostra biblioteca, ne abbiamo fatte alcune, se non mi sbaglio, al capo. Quindi è evidente che per noi questa forma di arte e di cultura è molto importante, quindi insomma la promuoviamo, e quando Chiara ha scelto noi per svolgere questa edizione siamo stati subito entusiasti. Siccome credo che la giornata sia ancora lunga, e io vengo anche da un'altra manifestazione fatta con Betello, ci tenevo a raccontarvela, perché siamo stati presso il convento superiore dei padri passionisti, perché ad Anguillara, nel corso di una presentazione del libro di Don Daverly, ci siamo accorti, anzi un cittadino presente si è accorto di avere un documento molto importante che testimoniava il passaggio di San Paolo della Croce, il fondatore dei Padri Passionisti, presso il comune di Anguillara Sabbazia il 3 gennaio del 1756, e quindi lì l'amministrazione lo ha comprato e poi lo abbiamo oggi donato ai Padri Passionisti. Anche quella è stata, devo dire, una forma emozionante e religiosa. Oggi lo facciamo invece sentendo, almeno da parte mia, i vostri sentimenti, che credo vengano dopo due anni di pandemia che ci ha un pochino tutti buttato giù e affranto, ma evidentemente le nostre energie e la speranza di poter ricominciare ancora più forti di prima sono superiori. Quindi grazie a tutti quanti voi, e spero e vi auguro e vi invito a tornare sul territorio di Anguillara Sabbazia per viverlo, perché oggi avete la testimonianza di un piccolo scorcio, secondo me straordinario, di quella che è Anguillara Sabbazia, ma ce ne sono tanti altri che vi invito a visitare. Quindi grazie. Grazie a voi. Chiara, presentiamo i membri della giuria. Esatto. In questo momento. Allora, una parte della giuria, perché altri non sono potuti intervenire. Abbiamo il dottor Simone Casavecchia, il presidente di giuria, l'editore Patrizio Cabine, e nella senatore docente e scrittrice, Alessia Pizzi, giornalista, anche lei scrittrice, e direttrice del Culturalmente, la cosa del quotidiano di cultura blog. Facciamo dire due parole al presidente di giuria, assolutamente, sì. Anche lui lo coinvolgiamo e poi iniziamo. Allora, penso arrivi un microfono. Buonasera. Prendo le distanze. Eccolo, adesso è arrivato. Dunque, Chiara Ricci mi ha chiesto di fare il presidente di giuria, questo parolone che è un parolone che poi richiede invece un'attenzione e una sensibilità insieme agli altri componenti di questo comitato ristretto, di scegliere. Scegliere vuol dire sempre fare delle rinunce e esprimere un po' la propria passione. Per il mestiere che faccio, la scelta su un testo spesso sgangherato, spesso affascinante o spesso straordinario, è complicato, quindi è un qualche cosa che mi sono trovato sempre a fare, anzi che faccio tutti i giorni. In un'altra materia spesso lo faccio sul cinema, su libri di cinema, ma alla fine è la stessa cosa. In questo caso la mole, ho chiesto a Chiara, fai una scrematura, cerca di far arrivare dei testi che credi, che poi piano piano abbiamo selezionato sempre più stretti e fino ad arrivare appunto ai vincitori. Il lavoro che viene fatto in questi casi viene fatto con coscienza, non conoscendo nessuno, cioè tu vedi soltanto dei nomi, per lo più sconosciuti, o dei testi, e questo ti porta alla bellezza della scrittura, quindi elimini qualunque tipo di condizionamento che può nascere dalla conoscenza, che può nascere dalla sollecitazione di uno o dell'altro, ma ti immergi realmente nella lettura. 30 secondi ancora, che cosa voglio dire con questo? Che in premi
come questi, soprattutto appunto larghi come una nazione, quindi che dove tutti possono realmente partecipare, succede che se non hai nessun condizionamento vince non il migliore, ma quello che quelle persone sono state, quel gruppetto di persone sono riuscite a individuare come quello che era più meritorio, non è il migliore, è il più meritorio per quel tipo di sensibilità. Quindi è uno dei lavori più affascinanti, perché non si rischia l'osso del collo, ma in qualche maniera hai la bellezza della lettura, di appassionarti, io mi sono appassionato ad alcuni e loro altrettanto, e alla fine si fa una sintesi. Chiara in questo è straordinaria, tanto lei non mi sente quindi lo posso dire, straordinaria perché non solo negli anni ha messo su una realtà che sta crescendo e che vede da tante parti la partecipazione, ma soprattutto piano piano c'è una riconoscibilità della sua serietà e del suo lavoro costante anche nel rapporto umano, nella gestione della giuria, del contatto con gli autori e fino ad approdare a questo piccolo gioiello, questo paradiso dell'Eden che viene voglia di tuffarsi qui nel lago, perché è una cosa straordinaria. Quindi io ringrazio Chiara di avermi dato questo bel compito che mi ha fatto scoprire dei testi piuttosto interessanti e per un paio ho detto, beh vedi, peccato che l'hanno pubblicato altri e quindi speriamo anche in una sezione di inediti che possano poi venire voglia di pubblicare dopo la vittoria nel premio di un altro anno. Ringrazio tutti voi e ringrazio in particolare Chiara per la sua tenacia. Sì. Volevo però giustamente anche nominare gli altri giurati che sono Ivelisse Perniola, Angie Perniola, Franco D'Alessandro, siamo tutti. Perfetto. Però prima di entrare nel vivo della serata della premiazione ci facciamo un regalo. Introduciamo questa serata per molti magica con un ospite e la splendida voce dell'attrice Carla Maglione, che sarà un po' la nostra voce narrante durante questa serata, quindi con questo splendido tramonto noi ti lasciamo il palco. Hai contro lui. Mi dispiace, non avevo fatto tutto il sole. Il solo consiglio che si può dare sulla lettura è quello di non seguire alcun consiglio, bensì il proprio istinto, fare uso della propria ragione, trarre le proprie conclusioni. Se siamo d'accordo su questo, allora mi sentirò più libera di esprimere qualche idea e suggerimento, sapendo che non nuoceranno a quell'indipendenza che è la qualità più importante del lettore. Dopotutto, chi può stabilire delle leggi sui libri? Lasciarci dire come leggere, che cosa leggere, che valore assegnare a ciò che leggiamo, sarebbe distruggere quello spirito di libertà che è l'essenza di simili santuari. In qualunque altro luogo possiamo essere soggetti a leggi e a convenzioni, ma lì non ce ne sono. Se mi perdonate tuttavia questo luogo comune, dirò che per godere la libertà bisogna sapersi controllare. Non dobbiamo scialacquare le nostre forze disorientati e ignoranti, spruzzare dell'acqua per tutta la casa quando vogliamo innaffiare una sola rosa. Dobbiamo piuttosto impiegare quelle forze accuratamente e vigorosamente nel punto esatto. Questa è forse una delle prime difficoltà in cui ci imbattiamo non appena entrati in una biblioteca. Qual è il punto esatto? A prima vista c'è soltanto una confusione, una folla, un mucchio disordinato di libri. Poesie e romanzi, libri di storie, di memorie, vocabolari e diari, libri scritti in tutte le lingue da uomini e donne di ogni carattere, razza e età si ammucchiano negli scaffali. E come possiamo far ordine in questo affollato caos? Per poter trarre da ciò che leggiamo il piacere più profondo e più ampio possibile?
Sono poche le persone che chiedono ai libri ciò che essi ci possono dare. Di solito ci avviciniamo ai libri con confuse e contraddittorie intenzioni. Chiediamo al romanzo di essere vero, alla poesia di essere falsa, alla biografia di essere lusinghiera, alla storia di difendere i nostri pregiudizi. Abolire tutti questi preconcetti quando leggiamo quello sarebbe un ammirevole inizio. Non date ordine al vostro lettore, al vostro scrittore, cercate di diventare lui stesso, siate il suo compagno di lavoro e il suo complice. Immergetevi in questa diversità, cercate di conoscerla meglio e presto scoprirete che il vostro scrittore vi dà, o cerca di darvi, qualcosa di assai più definito. Forse la maniera più sbrigativa di riuscire a capire gli elementi di ciò che un romanziere fa o vuol fare è non appunto leggere, bensì scrivere. Sperimentare personalmente i pericoli e le difficoltà delle parole. Ricordate dunque qualche evento che vi abbia lasciato una chiara impressione, ma quando cercate di ricostruirlo con parole, scoprite che si spezza in mille impressioni contraddittorie, alcune devono essere messe a tacere e altre in risalto. E in questo processo è probabile che l'emozione stessa sfugga completamente al vostro controllo. Poi, dalle vostre cartelle confuse e disordinate, volgete lo sguardo alle pagine iniziali di qualche grande romanziere. Defoe, Jane Austen, Thomas Hardy. Ora sarete in grado di apprezzare meglio la loro abilità. Da Come dobbiamo leggere un libro di Virginia Woolf. Grazie, a dopo. Entriamo nel vivo. Prima però diciamo agli autori di non scappare appena ricevuto il premio, perché alla fine ci sarà un omaggio da parte del sindaco quando sarete tutti premiati, così almeno sanno, e ci sarà il brindisi finale e ci salutiamo come si deve. Quindi adesso vi promettiamo di essere rapidi, veloci e indolori. Entriamo nel vivo nella prima categoria, la sezione poesia. Però la suspense ci vuole, quindi brutto puoi essere... Io non vorrei dire, ma c'è il lago qui dietro, non fare troppa suspense. Ok, quindi andiamo. Quinto classificato, o quinta classificata. Rosanna Sabatini, Dal cuore e dall'anima, poesia dal cassetto, Merit 2021. Leggo la motivazione. Nelle poesie profondamente personali e colorate che compongono la siloge del cuore e dell'anima, Rosanna Sabatini siede come un sommo asceta, osservando il mondo e commentando ciò che ci intriga, ci affascina, ci confonde, ci stimola e in definitiva ciò che ci commuove. Ed è così che l'autrice, attraverso la delicatezza della sua sensibilità e l'eleganza dei suoi versi, tradotti anche in lingua inglese, dona il suo sguardo al lettore, divenendone fedele amica e complice. Sì, faccio anche un po' la valletta. E infatti sì, lo diciamo questa cosa di backstage, ho detto a Chiara lo faccio io, mi offro io. Allora, la pergamena, sì. E il ferro. E la tessera. E? La tessera. Sì. Allora non abbiamo fatto le prove. No, questa avevo detto che volevo metterle in tasca, infatti le metterò in tasca per i prossimi. Sì. Rischio il lago e vado subito. Sì. Quarto classificato, o classificata, Rita Stanzione, Da quassù la terra è bellissima, 4 punti edizioni. Buonasera, benvenuta.
questa è un po' più complicata da portare. Le do questo. La pergamena. La tesserina. E la tesserina. Io penso che ha bisogno di un carrello della spesa adesso. O di un balletto anche lei. È maestra nell'uso perfetto del linguaggio, delle immagini e della struttura poetica, così da rendere possenti i suoi versi nella loro capacità di smuovere ugualmente la mente e il cuore. È impossibile non essere commossi dalle sue parole, dai disegni dell'animo che esse sanno creare e dal garbo del loro ritmo stilistico. Grazie. Io mantengo io perché penso che... Grazie mille. Ecco, no, io un po' di suspense ce la metto però, perché arriviamo alle zone calde. Terzo classificato. Oh, il pubblico però mi segue. Evaristo Seghetta, Andreoli, in tono minore, passa gli editori 2020. Leggo le motivazioni, poi le prendo tutti i gadget, le premiazioni e... Con l'accurato uso delle immagini, estate sconfitta, Evaristo Seghetta Andreoli agita la mente e il cuore, creando mondi interiori di cui sentiamo la bellezza, partita a due. E nitidamente ammiriamo le emozioni, jazz, sostizio e giudizio, stringendo con il lettore un intimo e delicato rapporto di complicità e scoperta. In tono minore, così, quasi come un sussurro, diviene un canto alla sensibilità. Vorrei dirtelo, ma ti sei dimenticato lo shopper. Sì. Serena. Le shopper le diamo dopo. Quindi, visto che andate via con un bel po' di roba, vi ricordiamo che dopo passate. Ma l'abbiamo pensato tutti. Sì, sì, no, infatti. Tutto studiato. Tranne qualcosa che potesse... Sono dettagli. Sono dettagli. Secondo classificato. Giusto, mi sono persa. No, no, secondo, secondo. Ok. Ero già andata avanti, oltre. Allora. Lorenzo Spurio, il restauro delle linee. Un sangue. Buonasera. Intanto leggo la motivazione. Immediatezza nelle parole e nelle immagini della poesia di Lorenzo Spurio che commuove. Essa è a volte affascinante, altre volte solente. L'intera silloge è splendidamente realizzata per condurre il lettore in mondi dolorosamente reali e beatamente immaginati e immaginabili. La tesserina. La taglia. E la pergamena. Se vuoi dire qualcosa. Niente, ringrazio Chiara per questa bella manifestazione, è la prima volta che vengo e è un posto veramente bellissimo, per cui sono doppiamente contento, grazie. Grazie a te. Complimenti. Grazie. La shopper dopo. Primo classificato, o prima classificata, Gabriella Paci, Sfogliando il Tempo, edizioni Elito. Non dovrebbe essere presente, quindi ritira il premio, quindi le tocca ritornare. Evaristo Seghetta Andreoli. Doppia borsa per lei. Leggiamo comunque le motivazioni, anche perché adesso è pesante. Quindi Gabriella Paci, una voce importante e audace, con la sua grande padronanza del linguaggio immaginario ed immaginistico, stasera non è tempo, e metafore riccamente sfumate, lievito antico, dipinge e racconta il suo animo in equilibrio sul tempo. Speriamo di leggere la sua poesia per molti anni a venire. Ora è un po' delicata la situazione. Io lo vedo in difficoltà subito. Sì. Una borsa. Sì, dopo. Non mi complichi la vita in questo momento. Questa... Attenzione che c'è sotto.
datemi la shopper subito. C'è il suggerimento dal pubblico. Se la vuole? Anche perché le mani non sono sicure. Devo aiutarla a sistemare un... Ok. Mi piace da morire questa cosa, che lo sappio. Sì. Con calma, non abbiamo altri 25 premi da dare, no? Perfetto. Prima di andare avanti, visto che prendi il reggipiatto, gioco in casa. Sì, sì, assolutamente. Volevo sì. Ringraziare il mio papà perché... Che li ha realizzati. Il nostro artigiano, che sono se offerto e si è prestato. No, eccolo. Sì, assolutamente sì. E poi sentiamo tutto qui. Teniamo tutto buono. Per aver scelto ci portiamo anni fa. Esatto, certo. Sindaco, secondo me sta preparando una bella campagna pubblicitaria sui tuoi genitori. Sì, esatto. Sta convincendo per l'anno prossimo. Esatto. Ma io già firmo col sangue, io ci sono già. Però la sezione poesia ci riserva altre sorprese, giusto? Esatto, perché c'è una menzione speciale per Elvio Angeletti, per Angoli Silenziosi, CGL Edizioni, e ritira il premio Lorenzo Scurio. La motivazione. Elvio Angeletti è un narratore poetico che ci racconta storie di vita intime, perspicaci e commoventi, che si intrecciano e si uniscono sublimando la concretezza ed esaltando i desideri. Così tanto è racchiuso nella sua poesia che ogni verso percuote frammenti dell'anima. Grazie. Andiamo alla sezione successiva? Esatto. Perfetto. Sì. Sezione racconti. Sì. Quarto classificato. Perché no, quinto? Quinto si è tirato indietro, quindi non c'è. È stato rapito. È stato rapito, ci è stato comunicato. Sì. Sì. Quarta classificata. Infatti ero perplesso anch'io, ma... Quarto classificato. Jenny Sollazzi, Scacco alle emozioni, Lupi Editore, 2021. Leggo la motivazione, poi le preparo. Le esperienze di vita sono occasioni di racconto, racconto interiore di varie anime che hanno necessità di esprimersi in un mondo che va troppo veloce e che hanno ancora bisogno di credere nei sogni. In questa raccolta di racconti regna il non detto, abile espediente per inviare al lettore messaggi che solo lui può intendere, a seconda della propria predisposizione d'animo. A volte c'è il rischio di diventare un po' troppo oscuri, ma questo potrebbe essere anche un pregio. Grazie. Allora, mentre mi dà il tempo di prepararmi, io le lascio il microfono, così. Grazie. Se vuole, sì, sono molto felice di essere qui, non me l'aspettavo, è la prima volta, è un posto bellissimo e sono felice soprattutto per la premiazione perché sono racconti che sì, rischiano di essere oscuri, ma sono frutto di un periodo oscuro di certo e quindi non mi aspettavo veramente che avessero un riconoscimento, sono molto felice, quindi grazie. Complimenti a lei, grazie. 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 Un po' di roba. Era strategica questa come base. Anche questo. Prego. La shopper dopo. Ringraziamo anche Anna Bodammer che ha realizzato i segni libri in vetro, sì. Ha collaborato anche lei. E per le opere in ceramica è la Joanne Matilde Tribossi che invece ha realizzato le opere in ceramica appositamente per noi. Piano piano ringraziamo. Sì, ringraziamo. Strada facendo. Sì. Andiamo avanti. Terzo classificato, o classificata, Francesca Bertelli, breve e intenso come un racconto, Please Book Publishing. Complimenti. Leggo la motivazione nel frattempo. Dietro l'ironia e la sagacia si nascondono, nemmeno troppo latenti, denunce forti che remano verso l'abbraccio universale. Anche un Vileda, a questo punto, può raccontare cos'è il razzismo e soprattutto diventare metafora dell'accoglienza.
idee originali e portatrici di una nobile missione. Un testo interessante anche per le scuole e per i più giovani. L'esposizione dell'autrice Conco la rivolta. Grazie. Grazie davvero, è inaspettato completamente, e quindi vi ringrazio moltissimo. E il posto è stupendo, quindi anche per la scelta, devo dire, è molto azzeccata. Grazie, grazie, grazie a tutti. Grazie, grazie a lei. Grazie. Secondo classificato. Prossima volta un po' di musica, un rullo di tamburi, secondo me. Ringraziamo il maestro Beppe Vessicchio lì. Sono proprio campane, festa. E su queste campane Patrizia Cappiero, il pianeta delle occasioni perdute, Musicals Editore 2021. Leggo la motivazione. Un mondo distopico in cui immaginare una vita diversa, un linguaggio su misura calato perfettamente nell'universo della narrazione. Eppure le emozioni umane descritte sono sempre le stesse, siamo sempre noi. Quindi il lettore riesce a comprendere ogni momento della storia e può immedesimarsi facilmente. Ottima abilità narrativa per una raccolta di racconti davvero molto originale. Ma tutto sommato l'originalità di fondo vince su tutto. Grazie, grazie. Complimenti anche per l'organizzazione, che grazie mille, veramente così precisa. Grazie. Cominciamo pezzo a pezzo, arrivano i premi. Questo posso prestarlo? Come no, ci mancherebbe. Manca qualcosa, allora. Grazie ancora. Sì, c'è quel quid, la suspense finale. Andiamo con l'ultimo classificato. Paolo, facciamo l'applauso al fonico perché è diventato. Grazie Virgilio. Paolo Geremei, Romane, Golem Edizioni. Complimenti. Leggo la motivazione. Ironica, divertente, introspettiva e originale. Romane è una raccolta di racconti da leggere perché scorrevole e differente. Colpisce subito per l'idea e l'impostazione. Allo stesso tempo il testo fa volare l'immaginazione. Ti cava bonariamente dentro il ritratto di donna, evidenziando le luci e le ombre, ed è ancora più intrigante che sia un uomo a compiere l'impresa di immedesimazione. Linguaggio semplice ma assolutamente efficace. Grazie. E volevo ringraziare e dedicare questo premio alle persone senza le quali il libro non ci sarebbe stato, non ci sarebbero state neanche le macchie di bolle di sapone sui pantaloni, e quindi la mia compagna e mia figlia. Non stavo facendo uno, e infatti lei mi ha detto, fa finta di niente, vai là, non fa niente. Ma ci sento palle anche sull'altra gamba. Fa prendo. Bravo, finite tutto. Allora, questo è il premio. Da parte sì. Della giuria poi. Posso? Certo. Acceso. Ciao. Io ho apprezzato moltissimo il tuo racconto. E volevo chiederti la tua compagna quale delle romane è in quel libro. Tutte e nessuna. Hai pregato? M'hai pregato? Ma tu lo sapevo, lo chiedevo. No, veramente nessuna, è troppo. Talmente vario, insomma, una somma di tutte le persone che ho conosciuto nella mia vita, direi, quindi è un po' un grande. Non ti serve dire veramente, ma non per fare un po' tutto, veramente. Ti voglio fare i miei complimenti perché qualche mese prima di leggere il tuo racconto volevo scrivere un racconto che si chiamava Le Bolognesi. Ah, vedi. Poi in privato ti racconterò perché. E quando ho letto il tuo ho detto ok, c'è qualcuno che. Il mio è vecchio, cioè nel senso è sedimentato veramente negli anni. I primi appunti l'ho presi, penso 10 anni fa, 15 anni fa. Però approfittato di morire con cui non lavoravo e l'ho scritto. Insomma, una cosa molto sedimentata. Molto originale, complimenti. Grazie, grazie ancora. Grazie ovviamente a tutti voi. Ti do un po' di roba. Sì. Uno. La libera di qualcosa? La shopper. La shopper dopo. Dopo. Subito. Gatto cade. Grazie. Andiamo avanti? Sì. Però
ci prendiamo un attimo un momento di pausa. Tu. Sì, perché io sto sudando veramente. Sta lavorando. Io confesso sto facendo i buchi, sì. Con i tacchi, quindi non so se. Io devo dire una cosa, la dico sempre, però se abbiamo cambiato location. Quando Chiara mi ha chiamato la prima volta, ho detto però mi raccomando, non voglio una presentazione troppo alla Premio Strega, diciamo questa Beh. Cosa. Quindi adesso stiamo arrivando al limite opposto, però. Però sembra Made in Sud praticamente, quindi prende così. Centro Sud. Io, sì, se ci volevate fare un applauso, noi lo gradiamo. Così prepariamo anche, ci prepariamo per la seconda esibizione della nostra Carla, che ci riavvolge in un'atmosfera un po' più pacata. Sì, che ha una voce meravigliosa, sì. Io sono innamorata della assolutamente voce. Assolutamente sì, bravissima, un applauso a Carla. Una delle grandi meraviglie, meravigliose caratteristiche dei bei libri è questa, che per l'autore essi potrebbero chiamarsi conclusioni e per il lettore incitamenti. Noi sentiamo benissimo che la nostra saggezza comincia là dove finisce quella dello scrittore e vorremmo che egli ci desse delle risposte, mentre tutto quanto egli può fare è solo di ispirarci dei desideri. Desideri che può destare in noi solo facendoci contemplare la bellezza suprema che il supremo sforzo della sua arte gli ha permesso di attingere. Ma per una legge singolare e provvidenziale dell'ottica spirituale, quel che rappresenta il termine della loro saggezza ci appare soltanto come il principio della nostra, di modo che proprio nel momento in cui ci hanno detto tutto quanto ci potevano dire, essi fanno nascere in noi il sentimento che non ci abbiano ancora detto nulla. D'altro canto, se noi rivolgiamo loro domande a cui non possono rispondere, chiediamo anche risposte che non ci istruirebbero. Perché un effetto dell'amore suscitato in noi dai poeti è di farci attribuire un'importanza letterale a cose che per loro sono soltanto significative di sentimenti personali. In ognuno dei quadri che ci mostrano sembra che essi si limitano a darci soltanto un rapido scorcio di un paese meraviglioso, unico al mondo, nel cuore del quale vorremmo che ci facessero penetrare. Da Sulla lettura di Marcel Proust. Grazie, è meravigliosa. Hai idea? Sì. Ci guarda e passa. Grazie. Ho messo la protezione. No, bisogna accenderlo. Ma Carla è un'attrice di fama nazionale. Insomma, devo dire che il tuo percorso lo dice, adesso ci accompagna molto spesso ultimamente negli eventi, ma è un'artista molto importante, quindi credo che un altro applauso gli vada fatto. Grazie. Terza categoria. Sezione racconti e narrativa per l'infanzia e ragazzi fino ai 14 anni. È bellissimo. Quinto classificato, Umberto Trezzi, Le avventure della gatta Vittoria, Porto Seguro 2021. Leggo la motivazione. Attraverso le avventure di una gatta, il lettore viene accompagnato in un complesso periodo storico che è quello del nazifascismo. Nell'ultima fase di tale periodo, la gatta Vittoria, una gatta partigiana che aiuta lo zio MT e i suoi compagni della resistenza con coraggio e determinazione, vive una serie di divertenti avventure che faranno ridere insegnando qualcosa di molto importante. Il linguaggio chiaro e scorrevole, col quale l'autore ha saputo conciliare fantasia e storia, rappresentano una strategia vincente e una guida per grandi e piccini. Bravo!
grazie di queste parole, perché io penso che in questi tempi ci sia veramente bisogno di ricordare dei valori, in particolare i valori della nostra Costituzione, i valori dai quali il nostro paese viene. Grazie. 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 Quarto classificato. Bravo. Anna Jenny Migliotti, un'aquila a New York, bocca a bocca. Purtroppo la signora Migliotti si è ammalata e quindi non è capita. Potuta, quindi di questi tempi capita, però il premio ci sono passati un po' tutti, eh. E quindi davanti a questo il premio resta. Comunque la motivazione. Assolutamente sì. Il premio le verrà comunque spedito. Le verrà comunque spedito e le verrà recapitato tutto il pacchetto. Certo. Le mandiamo tutto. Sì, me la risparmio io questa. Sì, ma manderei veramente. No, vado io la lei, ok. Un'aquila a New York è una storia densa di simboli e significati. Una semplice passeggiata a parco di due cuginette accompagnate dalla nonna diventa occasione di arricchimento e formazione. Il tempo dell'attesa si trasforma in un momento di narrazione da nonna a nipoti, di condivisione preziosa di vissuti, di vicende dolorose e complesse come quelle che si riferiscono alla Shoah. Il contesto spazio-temporale sparisce, New York fa solo da sfondo, mentre a prevalere è un'aquila, simbolo di libertà e potenza. I dialoghi brevi, veloci e dinamici, accompagnati da ricche e accattivanti illustrazioni, offrono una storia coinvolgente di facile lettura, dando la possibilità di prendere coscienza di un periodo storico complesso come quello del nazismo, concentrandosi sul sacrificio che i due genitori compiono per salvare e proteggere la loro bambina. E l'applauso va ad Anna Jenny Migliotti. Assolutamente. Terzo classificato. Musica, ora. Adesso una bella entrata, eh. Maria Grazia Cruzzoli o Crozzoli? Crozzoli. Dal titolo bellissimo, Sette sfumature di micio, ho solo cambiato il vestito, Morfema e Vittorio, 2019. Leggo la motivazione. Sette sfumature di micio è una storia particolare, delicata e molto coinvolgente da un punto di vista emotivo. Ma piango anch'io. Sì? Va benissimo! Metto il microfono così sentono tutti il pianto. Il tema. Ma vabbè, è bello, questo è il bello, proprio di rivederci dal vivo. Il tema della morte, come perdita e separazione, ma anche come momento di riconciliazione con quanto conserviamo dentro, nel momento in cui una persona cara ci lascia, è affrontato in modo originale da una prospettiva insolita. Un cane narra la sua storia in prima persona, dal momento dell'adozione fino alla separazione dalle sue padrone e dalla dimensione terrena. Senza staccarsi mai completamente da coloro che lo hanno amato, il suo spirito continua a vegliare su di loro e sui suoi simili fino a poi ritornare sotto diverse sembianze, con un aspetto fisico diverso ma con lo stesso immutato amore. Questa storia insegna al giovane lettore che la morte, come inevitabile processo della vita, comporta dolore, perdita, distacco, ma rappresenta anche un momento di trasformazione, un'occasione in cui possiamo imparare a custodire il ricordo e l'amore di chi ci lascia e chi assume, se sappiamo riconoscerle, forme diverse e inaspettate. Io vi ringrazio tutti, questo posto è magnifico. Sono davvero emozionata perché questo racconto, questo romanzo è effettivamente nato per elaborare un lutto di una boxerina di nome Birra che se n'è andata via troppo presto ed è tornata da noi sotto forma di gatto che io istintivamente ho chiamato Ceres, povera Birra. Grazie ancora. Io le do tutto questo e dopo per la shopper. Grazie ancora, complimenti. Che bellezza, sì. L'emozione, che bello rivederle e risentirle soprattutto dal vivo. Secondo classificato, Alessandra Muschella, Circe, una metamorfosi inaspettata, d'argento dorato. Buonasera. Buonasera.
ti serve il microfono? Ecco. No? Sì, eccolo lì. Se vuole. Ho trovato la catena. Beh, io devo dire qualcosa. Le leggo la motivazione. Prima. Sì. Circe, una metamorfosi inaspettata. È la storia di una bambina e del suo percorso di crescita e trasformazione. Con uno stratagemma narrativo e originale, l'autrice attraverso la protagonista conduce il lettore a ripercorrere la propria esistenza, fin dal grembo materno, per poi accompagnarlo nella sua infanzia e alla scoperta degli alberi che diventano i suoi sacri e potenti amici, addirittura personificati e identificati con un nome. Grazie al suo profondo legame con gli alberi, la bambina elabora il dolore, le difficoltà della vita, riconoscendo l'importanza delle leggi della natura, le uniche alle quali dovremmo obbedire per poter guarire noi stessi e il mondo intero. Le pagine profonde, delicate e al tempo stesso fresche e scorrevoli sono arricchite da illustrazioni dai colori puliti e quasi profumati che insieme alle descrizioni coinvolgono il lettore in un vortice di emozioni e sensazioni piacevoli. Bellissima motivazione! Ascoltandola mi sembra molto, molto di più rispetto a quello che io percepivo dalla mia scrittura, però è chiaro che poi il lettore, la giuria in questo caso ha una chiave di lettura propria. Comunque sì, la natura è il centro di questo libro, perché io ho molta pena per quello che succede alla natura, per cui il mio pensiero è quello di sensibilizzare le nuove generazioni rispetto per l'ambiente, però non solo le giovani generazioni ma gli adulti, però non mi posso rivolgere agli adulti, attraverso i bambini mi rivolgo a loro. Quindi io ringrazio tutti, ringrazio la mia casa editrice, perché io non sapevo che mi avesse fatto partecipare a questo concorso. È stato un bellissimo regalo. Sì, cioè me lo comunicano che abbiamo, però io poi me lo scordo. Perché in questo caso l'editrice che tiene molto all'immagine degli autori, per cui li fa partecipare a fiere, concorsi, e poi succedono cose come queste. Quindi grazie a tutti, è bellissimo. E poi l'atmosfera. Basta. Tutti ordinati. Sì, sono contentissima di questo, insomma, che siamo tutti premiati alla fine. Assolutamente. Primo classificato. Enrico Bardieri, ritorno allo stato naturale, gruppo Alba Grossi Filo 2020. Buonasera. Leggo la motivazione e poi prendo tutti i cadeau. Ritorno allo stato naturale è una storia per ragazzi, ma che ha molto da dire anche agli adulti. Proiettata in un mondo futuristico che però già si palesa in quello attuale, la storia spinge a una riflessione urgente su quello che sarà il destino di tutti noi e su quali siano i veri valori da salvaguardare e riscoprire. La protagonista vive con la sua famiglia in una città ipertecnologica, robotizzata e disumanizzata, dove i rapporti interpersonali sono assenti, dove il potere finanziario, il denaro, il progresso sembrano essere gli unici pilastri sui quali poggia il mondo. Con i suoi genitori riuscirà a sfidare tutto e tutti. Dopo aver visto da vicino gli effetti della modernizzazione, la devastazione che essa ha comportato nelle vite di ciascuno e sull'ambiente, i protagonisti riusciranno a recuperare una dimensione perduta fatta di valori veri, di rispetto della natura e dell'armonia tra esseri viventi. Un tema tanto attuale e importante, trattata con il ricorso alla fantasia e con illustrazioni accattivanti, consentendo al lettore di prendere coscienza di argomenti complessi ma allo stesso tempo urgenti. Voglio ringraziare tutti quanti voi e voglio condividere questo premio con mio zio, che è l'illustratore del libro, Salvatore. E sono contento e felice di essere qui in questo momento e di condividere questo momento con tutti voi. Noi siamo contenti di essere qui. Grazie. Il premio. Però questo è il bello dell'emozione. Allora, anche perché elaborato, questo è più semplice da portare, la tessera, la pergamena con la motivazione e il premio di cerami. Grazie mille. Grazie ancora e complimenti. Procediamo. Premio della critica? Eh sì, quindi lo chiamerei anche la rappresentante. Alessia Pizzi,
Alessia, raggiungici. Tanto grazie. Grazie a voi, che responsabilità stasera. Grazie di aver aderito all'iniziativa. Sei già prenotata per l'anno prossimo, lo sai. E non so, sei minacciosa. Sì. Sei proprio minacciosa, sì, infatti, ma, sì, ma infatti preparavo l'Iban l'anno prossimo. È un premio particolare che viene messo in palio dal blog Culturalmente, la tua dose quotidiana di cultura. È un blog, questo è un blog dedicato all'approfondimento culturale che genera circa 100.000 visualizzazioni mensili ed è posizionato su Google News. Il team, composto da circa 30 redattori sparsi in tutta Italia, è composto da spacciatori, che è un bellissimo nome, spacciatori e spacciatrici di cultura, all'attivo dal 2015 e capeggiati da Alessia Pizzi, giornalista e consulente di digital marketing. Non che spacciatrice di cultura. Spacciatrice di cultura, che ben bello. Questa opera poi riceverà visibilità proprio sul sito, sui canali social, attraverso recensioni, interviste, e ricordiamo il sito che è www.culturamente.it, giusto? Lo dico io, lo dico. Dai tu, la faccio io. Faccio io. Da vendicazza sentiamo Sandra Raimondo. Sì, sì, sì. La pergamena è così ancora peggio. Sì. E quelle speciali. Perfetto. La cerco. Sembriamo spacciatori anche noi, messi così, ma non di cultura in questo caso. Allora, occhio che mi denunciano. Andiamo da lei qua. Lei con la motivazione la vuoi leggere tu, Alessia? La leggo io. Vai. Aspetta. Diciamo anche il nome. C'è ragione anche tu, vedi, diceva. No, nome sì. No, Gabriella Paci è la vincitrice, il nome ok. Ah, la motivazione si è e l'asilo già sfogliando il tempo. Sì. Tra l'altro poi sì. Dico due parole. Allora, vi dico la motivazione formale, poi insomma spendo due parole perché mi sembra giusto così, doveroso e giusto così. La poetessa, in questo momento di transizione e incertezza per l'umanità, ci regala mazzi di parole, graditissimi, e limpide emozioni per guardare al futuro con delicatezza e speranza. Gabriella Paci compie l'impresa scegliendo la poesia, uno dei generi in apparenza più facili per esprimere emozioni, e allo stesso tempo uno dei più difficili da fruire e condividere in tempi così veloci. Sfogliando il tempo vince il premio Spacciatori di Cultura, per la semplicità con cui rende accessibile il messaggio espresso dal verso, senza mancare di profondità e riflessione. Mi dispiace che non sia qui, perché ci tengo a dire che insomma la poesia è un po' una cenerentola, potremmo dire, della letteratura, e quella delle donne lo è stata ancora di più, sin dall'antichità, e quindi sono contenta di vedere che le voci femminili continuino a provare a far sentire le loro voci. Gabriella ha fatto un ottimo lavoro, secondo me. Ritira il premio Evaristo Seghetta Andreoli. È andato via. È scappato. No. Tutto basta, la terza volta non voglio risalire. Ha rischiato. E va bene. E poi lo teniamo noi. Perfetto. Grazie infinite. Grazie a voi. Grazie, Alessia. Perfetto, andiamo avanti con questo momento di premiazioni, o andiamo alla categoria? No, continuiamo con questa categoria. Saggistica, carichi? Ci sono? Quinto classificato, Nicoletta Giustiniani, discorso sopra il Cristo Giustiniani di Michelangelo Buonarroti, Pasa Edizioni 2021. Grazie a tutti di aver accettato il premiato lavoro fatto con il cuore, grazie ai presenti e questa splendida cornice e questa giornata magica.
Grazie a tutti. Io ti leggo la motivazione, poi ti vado a prendere tutti i premi che devo prenderti. Discorso sopra il Cristo Giustiniani di Michelangelo Buonarroti ricostruisce con attenzione e passione la storia e il mistero della statua commissionata al celebre artista rinascimentale, dal suo carteggio con il committente sino alla realizzazione dell'opera stessa. Il saggio così diviene un interessante e insolito viaggio nella storia dell'arte del nostro paese, compiuto con grande entusiasmo e desiderio di scoperta. Ad impreziosire il saggio, degni di nota sono l'attento apparato iconografico e l'ottimo impianto documentativo che rendono fitta e compatta una ricerca storica capillare e ben definita. Complimenti. Grazie. Complimenti. Serve aiuto? No, 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 ce la faccio. Sei una grande. Grazie ancora. Grazie. Vado avanti, procedo. Quarto classificato. Alessia De Santis, Carlo di Borbone ed eredità Medici e Farnese, San Paria del Valentino. Grazie per questo riconoscimento, è stata l'occasione anche per tornare ad Anguillara, che mi ha voluto particolarmente, quindi grazie mille veramente. Grazie a lei, le leggo anche la motivazione. Sì, grazie, con piacere. Molto interessante e originale il tema prescelto. L'autrice racconta con efficacia aspetti poco noti della genealogia museale italiana, mescolando con buona capacità di scrittura la storia con la S maiuscola, con la storia quotidiana e privata delle grandi famiglie rinascimentali, adottando una lineare scorrevolezza della trattazione e una maturità argomentativa che, lievemente e con garbo, invitano ad un approccio storico. Grazie, grazie. Grazie a lei. Allora, premio, con il signor libro, la Bergana e la Messina. Grazie. Voleva la shopper, però vediamo la shopper. Terzo classificato. Alessandro Izzi, film come Requiem, edizioni Helicon 2021. Buonasera, grazie. E leggo la motivazione. Opera ottimamente strutturata, adottando capacità argomentative e chiarezza espositiva. L'autore articola un interessante discorso sul rapporto tra il cinema di Luchino Visconti e il panorama sonoro della sua ricca e variegata filmografia, analizzando, attraverso puntuali percorsi analitici, i suoni, i rumori e la musica del cinema viscontiano, denotando una conoscenza completa della bibliografia, sia relativa al regista milanese, che alle più recenti riflessioni nazionali e internazionali intorno alle teorie del suono e sulla musica nel cinema. Grazie, grazie per le motivazioni, grazie per il riconoscimento, per questo splendido pomeriggio. È raro trovare delle premiazioni così frizzanti, grazie. E piacevoli. Grazie, grazie mille. Io sono... Scusate, mi sono perso un attimo. Questo è a lei. Grazie a lei. Grazie ancora, complimenti. Secondo classificato, giusto? Lorenzo Spurio, Cattivi dentro, dominazione, violenza e deviazione in alcune opere scelte della letteratura straniera. Edizioni Helicon. Lorenzo sta piano piano conquistando ogni categoria, è tipo Game of Thrones. Secondo, chissà. Sì, secondo. Secondo. Leggo la motivazione. L'autore accompagna il lettore in un percorso molto interessante mediante alcuni capolavori della letteratura, letti attraverso il filtro della negatività, scegliendo un titolo azzeccato, Cattivi dentro, dominazione, violenza e deviazione in alcune opere scelte della letteratura straniera, incuriosendo i lettori interessati alla letteratura comparata in senso ampio e variegato. Il saggio è un'opera chiara, con una struttura forte e ben documentata dal punto di vista delle note e della bibliografia di riferimento, sviluppando un percorso d'analisi personale e originale, avvicinando il lettore alla conoscenza o alla riscoperta di alcuni grandi classici della letteratura contemporanea. Grazie.
Grazie per questo ulteriore premio, sono molto contento. Come è stato detto nella motivazione, è un'opera, diciamo, collettiva, nel senso che affronta vari romanzi in maniera comparata. E tutto è nato un po' dal romanzo Il Signore delle Mosche di Golding, che mi ha un po' ispirato le altre letture che sono un po' andate, sono venute un po' a cascata. Il titolo è anche un po' provocatorio, Cattivi dentro, perché in realtà il libro non dà un giudizio morale su questi comportamenti deviati, apparentemente violenti dei protagonisti, però ecco, vuole far riflettere appunto il lettore sui limiti appunto dei comportamenti umani. Quindi vi ringrazio un'altra volta e non so cos'altro aggiungere, grazie veramente. Grazie a lei. È presente in qualche altra categoria? Primo classificato, Valentina Motta, Medea in strada, dalla tragedia di Euripide alla sindrome di Medea, tra arte, unità e letteratura. Prego, al centro. Sì, vengo prima la motivazione. Mi stavo facendo parlare a sé. Il saggio è veramente un percorso affascinante, transstorico, transmediale, attraverso la figura mitica di Medea, dalla quale vengono fornite numerose sfaccettature che attingono al mito, ma che sviluppano quest'ultimo verso l'attualizzazione e verso la complessità contemporanea. La scrittura è chiara e fluida, in cui si delinea con accuratezza l'apparato iconografico volto a creare un tema facilmente percettibile. La studiosa si muove tra letteratura, psicoanalisi, storia delle arti, con grande disinvoltura e grande capacità di sintesi, utilizzando le immagini come specchio di comprensione e di attualizzazione del mito di Medea. Il saggio, inoltre, in poche pagine, tutte necessarie e sinteticamente ricche, colmo di informazioni, di suggestioni, di spunti di riflessione, ponendosi come un modello di lavoro sul mito e come strumento indispensabile di approfondimento metodologico non solo intorno al mito di Medea, ma nei confronti di ogni possibile approccio allo studio ragionato delle fonti iconografiche. Valorizza molto il mio testo, grazie, sono contenta che vi sia piaciuto e con la motivazione si è visto proprio in evidenza l'approccio pluridisciplinare che è quello su cui baso il mio metodo. Grazie. Complimenti. Complimenti ancora. Ok, il primo classificato è un po' più difficile. Attenzione. Grazie. Grazie. Ultima. Andiamo con l'ultimo, facciamo una premiazione speciale. Questa è proprio speciale. Sì, sì. Dai. Io vorrei accanto a me Jamila e la dottoressa psicologa, la dottoressa Chiara Maldera, che ritirano il premio invece del vice sindaco Paolo Fiorucci, che non può essere presente, ed è un riconoscimento che personalmente, che bello sono per voi, che personalmente, anche in quanto associazione, ma in realtà più personalmente, voglio dedicare al vostro lavoro in quanto coordinatrici e operatrici del Centro Antiviolenza di Anguilla La Sabbiazia, dedicato a Federica Mangiapelo. E quindi è a voi. Allora, sono molto contenta di ritirare questo premio per conto di Paola, che, come ha detto il sindaco, è comunque presente con l'anima, col pensiero, ma direi soprattutto con il desiderio di continuare ad esserci e di accompagnarci con tutta la sua vulcanicità nelle attività che facciamo a favore delle donne. E, come sapete, il Centro Antiviolenza Federica Mangiapelo è dedicato a una ragazza ad Anguillara e che, insomma, purtroppo è stata uccisa dal ragazzo, una ragazza giovanissima che amavamo tutti e che era una ragazza con veramente uno spirito bellissimo. E quindi il Centro Antiviolenza rappresenta per noi veramente la possibilità di trasformare qualcosa di drammatico in qualcosa di costruttivo e di perenne.
quindi sono molto contenta che Chiara abbia deciso di dare questo premio, e che ovviamente è dedicato a Paola come assessore ai servizi sociali, ma che lo sentiamo anche per il lavoro che il centro antiviolenza sta facendo dal momento dell'apertura e fino ad oggi, insomma. Per cui buonasera a tutti e sono contenta di... Questa è la targa. Vuoi dire qualcosa? Grazie, sì, volevo un pochino accompagnare i ringraziamenti della dottoressa Maldera a tutti quanti voi per la sensibilità e per l'attenzione con cui ci accogliete anche in questa occasione e date, insomma, risalto anche al nostro lavoro. Assolutamente sì, vi leggo anche la motivazione. L'Associazione Culturale Piazza Navona è orgogliosa e onorata di conferire il premio speciale Equilibrio 2021, scusatemi, al Centro Antiviolenza Federica Mangiapelo di Anguillara Sabazia, coordinato dall'amministrazione comunale per l'attività svolta dalle operatrici e volontari che quotidianamente da ormai 10 anni offrono sostegno e conforto con delicata sensibilità e solidarietà a tutte le donne che richiedono aiuto e assistenza, prestati con competenza e professionalità, senza dimenticare l'importanza e il valore dell'inclusione sociale. Oltre alla targa abbiamo anche il dipinto realizzato appositamente e donato da Francesca Romana Dante dal titolo Tempus Fugit. Urge un fazzolettino, mi dispiace. Ho paura di far guai, eh? Facciamolo vedere, arrivo lì. Non si vede purtroppo. Adesso apre la mia paura. Chi vuole vedere? Bisogno? Ah, ciao. Momento. Perdonate. C'è chi ha minacciato pioggia di lacrime invece da fa. Da posto. Eccomi. Volevo leggere, leggo sì, la motivazione nel frattempo. E chiediamo anche Francesca, se vuole raggiungerci, l'artista. L'artista che ha donato. Il tempo ha sempre ragione. Cambia il corpo, più pesante, il volto, più segnato, i capelli più grigi. Guardo una fotografia di quando ero ragazza. Mi sento lontana da me e dalla gentilezza verso le cose. C'è chi ha perso tempo, chi lo ha regalato a qualcuno, chi lo rincorre, chi lo rimpiange. C'è qualche donna a cui il tempo è stato rubato senza il permesso. A qualcun altro hanno detto che non era più tempo, era tardi. È spesso tardi per le donne. A queste donne dedico la mia opera. Tempo sfugge, il tempo fugge. Passa il tempo come vento forte che porta qualcosa e strappa via di più. Eppure se fai silenzio, puoi sentire il miracolo del tempo. Rimane l'essenziale, quello che è più prezioso, quello che è più vero. Datti tempo, passeranno le stagioni e qualcuna farà un po' male, ma fidati e proteggi i tuoi sogni. Non rincorrere il tempo passato, ma fatti chioccia per covare il briciolo d'incanto che porti dentro. Fidati, fiorirai anche tu. Che bello. Complimenti a tutte. Siamo all'ultima categoria. Sì. Ricomponiamoci e andiamo all'ultima categoria, sezione romanzo. Lo diciamo per la signora che prima aveva subito contestato, non c'è un quinto classificato. No, si parte dal quarto classificato, Elvira Trapp, Lei era così, Cuber Edizioni 2021. Prego. Eccoli. Dov'è? Eccoci, sta arrivando. Ah, ecco. Guarda con la signora di là. Grazie. No, non c'è nessun problema, ci mancherebbe. Leggo la motivazione.
Lei era così si delinea in una vincente ambientazione storica in cui ogni personaggio si evolve adeguatamente ad essa. La struttura dà ampio spazio al dialogo pur mantenendo un perfetto equilibrio nella narrazione, così da renderla particolarmente tratteggiata ed emotivamente avvincente, conquistando interamente l'attenzione del lettore. Complimenti. Grazie a tutti, grazie al mondo. Alla Giulia e alla dottoressa Ricci, grazie mille. Grazie a lei di aver partecipato, grazie mille. Io premio adesso arriva. Serve aiuto? Sì, allora, le devo dare un po' di roba. Allora, questo. Aiuto? La pergamena. Un segnalibro. Il premio. Non abbiamo finito. E ci tenevo, soprattutto. Grazie. Grazie infinite, complimenti. Andiamo avanti con il terzo classificato. Marco Sterpos, il poeta, la Donnissima e il generale, il grande amore di Giosuè Carducci. Mucchi. Ringrazio. L'apprezzamento di questo libro più ancora per me che per il poeta Carducci, di cui si ha l'amore qui. Spero che questo libro varrà anche a far riprendere in mano questo poeta abbastanza dimenticato. Grazie. Grazie a lei. Le leggo anche la motivazione del frattempo. Io le leggo. Inserito in un quadro storico ricco di fascino e atmosfera, il racconto della storia d'amore di Giosuè Carducci e Lina Cristofori, narrato nel poeta La Donnissima e il Generale, riesce ad emozionare, lasciando trasparire il carattere e i drammi dell'epoca in cui è ambientato. Lo stile scorrevole e a tratti lieve rende questo volume un piacevole mélange di saggio e romanzo. Complimenti. Complimenti ancora. Che volgiamo verso il termine, ci lamentiamo, vediamo un attimo che... Veramente che alcuni sono armati adesso. Secondo classificato, Antonella Pane, Il filo dello stupore, Magno Editore 2020. Complimenti. Le leggo la motivazione. Il filo dello stupore è un'intensa ricostruzione di eventi personali narrati in prima persona, in cui ogni parola si arricchisce di emozioni vive. Il cammino è introspettivo e minuzioso, è denso di momenti esistenziali in cui ogni passo diviene significativo in una lucida consapevolezza dell'essere. L'autrice, così, guida il lettore nell'intenso viaggio alla scoperta dell'anima. È terzo, ho letto male. Mi scusi, è vero. È il bello della diretta. Io scrivo, leggo, vedo pure gli occhiali. È tutto sotto controllo. Un applauso per Chiara. Mi applaudo da sola. Grazie, volevo dire che sono molto emozionata. Anche grata per questa organizzazione che trovo grazie. Perfetta e realizzata con molta cura. Grazie. Voglio dire due parole sul mio libro che io ho scritto con tanto amore negli anni, perché ho scritto la prima parte 20 anni fa e poi l'ho ripresa dopo 20 anni e devo dire che è un libro molto importante per me, il primo, non so se sarà l'ultimo, comunque è un libro che mi ha dato tanto e mi ha proprio aiutato a trasformarmi, a crescere, a migliorare. E recentemente anche cambiato la mia vita perché con l'organizzazione delle presentazioni, degli eventi, mi sta cambiando proprio l'esistenza. Grazie a tutti. Complimenti, grazie. Sì, sì, ho preso tutto. Lasciò per dopo. Dopo lasciò, così non vanno via. Diventa un hashtag ormai. Sì, lasciò per dopo. Primo classificato. L'ultimo è brutto, però è no. Per quest'anno. Marcello Lo Principe, Il venditore di ghiaccio, Banchi di carta.
ghiaccio è un'opera dall'ambientazione suggestiva che si delinea in una lettura di buon impatto emotivo, in cui il racconto procede con ampio respiro narrativo, adottando una forma e una esposizione fluide. Gli eventi storici in cui si muovono i personaggi, dalle caratterizzazioni ben definite, sono magistralmente intrecciati e integrati. Le emozioni sono sempre vive e in ogni pagina è così intense da attrarre a sé efficacemente il lettore. Due parole soltanto, ringraziare la giuria, visto che sono stato premiato, mi sembra un po' scontato, ma quando ho scritto questo libro, alla fine, quando sono arrivato al termine, ho pensato una cosa, che se avesse contribuito a far conoscere anche ad una persona in più soltanto una storia vera, che poi entra nella finzione del romanzo, ma questa storia vera riguarda un bambino ciriaco Saldutto. Ecco, se potete, se avete tempo e voglia, cercate e andate a trovare quella storia, perché merita di essere conosciuta, perché le storie in realtà, se poi non vengono ricordate, non vengono trasmesse in qualche modo, è come se non fossero mai esistite. Quindi un saluto e complimenti per, in realtà li faccio io, per questo connubio fra cultura, territorio, il fatto dell'associazione Piazza Navona. Secondo me i premi letterari devono radicarsi territorialmente e questo sarebbe veramente un ottimo posto. Grazie di cuore. Auguriamo. Grazie. Le do un po' di premi. Questo. Questo. Prima di arrivare alle conclusioni finali, sì, perché io ogni volta resto, cioè faccio i danni, quindi prima che scappano tutti, questa volta faccio io prima i regali, così, okay. Perché ogni volta devo rincorrere, perché chi va via, e quindi ci tengo a fare un po' di regali da parte mia, ovviamente dall'associazione, quindi ti chiedo cortesemente. Mi piace da morire pronto. Questa cosa, Guido, cioè tu non puoi capire. Sono già pronto. Non mi capita mai, quindi è bellissimo tutto ciò. Qui ho tutti e due. Grazie mille. Qui sono tanti, siamo tanti, la famiglia è larga. Quindi vorrei ringraziare Alessia Pizzi. Simone Casavecchia. Meno Senatore. Ovviamente il giurato non presenti. Lo farò vedere. Spero ci sia ancora Anna, non so dov'è, glielo diamo dopo. Matilde, non so dov'è, glielo diremo dopo. Francesca Romana Dante. Tanto tu rimani? Sì, 5.000. Grazie. Carlo Maglione. Emanuela Gentile. Però per Emanuela mi sposto un attimo. Sì. Che devo. Ah, ecco. Scusate, ma... Mi sto emozionando. Questo è per te e questo è per te, che è la prima voce che ho sentito qui alla Millara, e abbiamo, a volte non so, abbiamo dovuto uccidermi, ma ci siamo sentite sempre con tante cose da fare. Vi ringrazio Chiara e la sua caparbietà nel voler fare tutto qui. Io avevo anche preparato un piano B nel caso dovesse piovere, ma lei a novembre mi ha già detto non pioverà. Grazie. Per qualsiasi cosa consultatemi per matrimonio. Sì, ed eventi. Dalla primavera in poi. Spazio e prima non ho certezza. Da poi Virginio Mazzoldi. Ti
e anche diretto all'orchestra. Sì, grazie, perché ci ha accompagnato, aiutato e coordinato. Sì, io non ho scritto nessun libro, mi piace. No, ma dirigi meravigliosamente. Hai accompagnato alla grande. Presi a viaggi che non vedo. Francesca Di Carmine. Che c'è? E ce n'è anche un altro per lei. Sì. Deve essere scritto un nome. Solo il nome. Francesca. Sono vari Francesca. Non so se sia il suo. Francesca Di Carmine. Ok, non ti metto in difficoltà. Questa è per te. Ma figurati. Mi ucciderà, quindi credo sia una cosa contro natura, ma mio padre Gianfranco Ricci. Si era distratto un momento, non se l'aspettava, visto questa... Il giro largo, puoi anche venire tra noi. Mi ucciderà, io so che mi ucciderà. Questo è per te? Ringrazio mia figlia perché mi ha salvato questa sorpresa, ma te sono paura da fare, diciamo, i supporti dei piatti, l'ho fatti volentieri e quindi mi ha detto che c'era una sorpresa, ma me l'ha fatta bella tosta. Grazie a tutti. Grazie Papa. Non abbiamo ancora finito, cioè ovviamente. Mi sono incastrata, ma anche la sigaretta mio padre mi ha lasciato, cioè non c'è più serietà, io te lo dico, cioè, l'anno prossimo non sarà credibile. Questo è per l'avvocato, il sindaco Angelo Pizzicallo, torniamo seri, questa è la motivazione di un ringraziamento doveroso. Per aver riposto la sua fiducia nel premio letterario nazionale Equilibri, edizione 2021, e per aver sostenuto questo progetto di condivisione culturale. Un sincero grazie della collaborazione, della professionalità, della disponibilità e del supporto che il Comune di Anguillara Sabazia sin dal primo giorno ha dimostrato nella manifestazione e nell'associazione culturale Piazza Navona, che sia l'edizione della nostra rinascita e solo l'inizio di molte altre attività culturali da organizzare insieme con questo stesso grande entusiasmo. Grazie. La base a parte la prendiamo dopo, altrimenti la do io il piatto e la base. E... Adesso mi aiuta Emanuela, intanto vorrei vicino a me, se è possibile, insieme a Chiara, perché anche noi avevamo questo pensiero da lodarti per la tua forza insieme con la tua sensibilità. Siccome sei entrata con noi in questo percorso, siamo contenti e siamo orgogliosi di avervi qui. Grazie di cuore, che è un nostro amico. Grazie mille. Visto che ci sei, c'è anche la pergamena del vice sindaco. Sì. Sempre di dentro. No. Pergamena speciale. Mi do una cartellina blu. Sì. Che prima, questo anche è per la, la leggiamo, anche la dottoressa Fiorucci. Diciamo che la motivazione è sempre per il centro antiviolenza. Dottoressa Paola Fiorucci, assessore ai servizi sociali di Anguillara Sabazia, responsabile del centro antiviolenza Federica Mangiapero. L'associazione culturale Piazza Navona è orgogliosa e onorata di conferire il premio speciale di Equilibri 2021 al centro antiviolenza Federica Mangiapero di Anguillara Sabazia, coordinato dall'amministrazione comunale per l'attività svolta dalle operatrici e volontari che quotidianamente da ormai 10 anni offrono sostegno e conforto con delicata sensibilità e solidarietà a tutte le donne che richiedono aiuto e assistenza prestati con competenza e professionalità senza dimenticare l'importanza e il valore dell'inclusione sociale. Questi fiori invece poi sono dei girasoli, per cui insomma penso che ti rappresentino. E da parte di Paola e dell'assessorato ai servizi sociali. Grazie di cuore, grazie.
da brava Valletta, fatto aiutare. Grazie. Ciao. 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 Così non mi abbraccio. Ciao. A Chiara non la saluto. Devo trasferire in Italia. Tanto si deve preparare per la prossima. Eh sì, eh. Dove siamo rimasti? Io in tutte queste premiazioni mi fanno... Io non so se c'è qualche altra premiazione speciale che dobbiamo fare, altrimenti passerei la parola alla voce di Carla, prima dei saluti finali, che vuole omaggiarci un'ultima volta con uno splendido brano. E... ci saluta in questo modo e noi ringraziamo Carla per essere stata qui con noi oggi. Sarò breve. Siamo pronti ad emozionarci. Posso interrompere prima di iniziare? Mi picchiate? Guido, io sì. Mi sono dimenticata. Ah, vabbè. Grazie. Io l'avrei detto alla fine, lo dico adesso, ringrazio Chiara per la fiducia, per avermi voluto anche quest'anno qui in trasferta, conduciamo il premio dalla prima edizione. Anche da remoto? Anche da remoto l'abbiamo fatto, dalle mie parti, e per me c'è stato anche un cambio provvidenziale di data, altrimenti non sarei potuto essere qui e sono contentissimo, ringrazio l'amministrazione e soprattutto Chiara per questa bellissima serata, grazie. Grazie a te, prego. I 10 diritti del lettore. 1. Il diritto di non leggere. 2. Il diritto di saltare le pagine. 3. Il diritto di non finire un libro. 4. Il diritto di rileggere. 5. Il diritto di leggere qualsiasi cosa. 6. Il diritto del bovarismo. 7. Il diritto di leggere ovunque. 8. Il diritto di spizzicare. 9. Il diritto di leggere a voce alta. Tornata a casa rileggo tutto ad alta voce. Perché? Per la meraviglia. Le parole pronunciate si mettevano ad esistere al di fuori di me. Vivevano veramente. L'uomo che legge a viva voce si espone completamente. Se non sa che cosa legge, è ignorante nelle parole. È qualcosa di penoso e lo si capisce. Se si rifiuta di abitare la sua lettura, le parole rimangono lettera morta e si sente. Se riempie il testo della sua presenza, l'autore si ritrae, è un numero da circo e si vede. L'uomo che legge a viva voce si espone completamente agli occhi che lo ascoltano. Se legge veramente, se ci mette il suo sapere dominando il piacere, se la lettura è un atto di simpatia per l'uditorio come per il testo ed il suo autore, se egli riesce a far sentire la necessità di scrivere, risvegliando i nostri più oscuri bisogni di capire, allora i libri si spalancano e in essi dietro a lui si riversa la folla di coloro che si credevano esclusi dalla lettura. 10. Il diritto di tacere. L'uomo costruisce case perché è vivo, ma scrive libri perché si sa mortale. Vive in gruppo perché è gregario, ma legge perché si sa solo. La lettura è per lui una compagnia che non prende il posto di nessun'altra, ma che nessun'altra potrebbe sostituire. Le nostre ragioni di leggere sono strane quanto le nostre ragioni di vivere e nessuno è autorizzato a chiederci conto di questa intimità. Da Come un romanzo di Daniel Pennac. Viva i libri! Viva i libri! Tanti, sì. Io mi dimentico e non è bello questo, neanche un po'. Non so dov'è Giovanni della Valle. Eccolo.
Lui ormai è il mitico Joe, è il mio tipografo, stampa di tutto e di più, l'ho fatto dannare perché io gli faccio togliere anche le virgole nei fusi, quindi mi odia. E quindi doveroso ringraziamento a Centipro anche per il mitico Joe, cioè proprio il mitico Joe. Mitico Joe, secondo me, è volato. Tirarlo anche dopo, Quale? Sono volati i fogliettini. Perfetto. No. Io vi preparo, perché adesso che ci salutiamo facciamo una cosa molto molto social, perché facciamo un grande selfie, visto che siamo ritornati alla normalità e non facciamo più i selfie, gli screenshot. Quindi vi chiedo di alzarvi tutti in questo momento, anche voi se vi ci raggiungete da quest'altro lato. Ti prendiamo la vestita. Sì, la tradizione, anche perché abbiamo sta luce che è bellissima. Quindi, spero, lo so, non ci vediamo nulla, però... Ci siamo? Io non ti vedo, sappilo. Aspetta che si stanno aggiungendo. Li prendi tutti? Spero. Domani Chiara vi taglierà tutti. Ad uno. Grazie, grazie per essere di cuore stati a tutti. Noi e al prossimo anno. Grazie a tutti.